Ciao, per questo nuovo appuntamento sulla scia del libro di George Perec, Specie di spazi, parliamo del palazzo. Come è già successo per la camera, anche il palazzo ha una serie di accezioni diverse che arricchiscono dal punto di vista semantico questo termine e di conseguenza anche il luogo che il termine rappresenta o richiama. La prima differenza che possiamo fare, la prima suddivisione, è quella tra il luogo della politica oppure il luogo del potere e, dall'altra parte, un aspetto più privato, residenziale. Se pensiamo per i luoghi del potere, salta subito in mente il palazzo del re o dell'imperatore, oppure il palazzo della politica, no? Ricordiamo Palazzo Chigi, per esempio, o il Palazzo di Giustizia. Addirittura, attraverso una figura retorica che si chiama metonimia, attraverso il nome del palazzo si indica quelli che nel palazzo lavorano. Però, in ogni caso, quando succede una sorta di depersonalizzazione, deindividuazione, disumanizzazione, questo ha un aspetto di critica, un aspetto di critica negativa, sminuente. Si sente dire sono le decisioni prese dal palazzo. Quindi qualcosa che ci riguarda, ma che non riusciamo a identificare con una persona specifica o con un gruppo di persone specifiche, e quindi viene a mancare il nesso tra l'azione e un suo responsabile. Dall'altra parte abbiamo invece, ed è quello a cui mi voglio riferire oggi con la lettura, la parte del palazzo che riguarda il privato e quindi soprattutto le residenze private. È a questo aspetto, per dire, che si lega il termine palazzinaro, forse qualcuno torna in mente, che riguarda una figura ben specifica italiana degli anni attorno, così gli anni 50, gli anni 60, cioè una persona che sfruttando un momento molto particolare della nostra storia, quindi quello appena successivo alla Seconda Guerra Mondiale e quello del boom economico, privo di scrupoli e riuscendo ad aggirare da un lato le leggi o i vincoli e dall'altro la morale degli uffici pubblici, a suon di mazzette e di tangenti, è riuscito ad arricchirsi in maniera molto veloce proprio grazie a delle lottizzazioni selvagge e alla costruzione di palazzi residenziali nelle periferie delle città che non rispettavano certo le regole basi della qualità e della sicurezza. Mi interessa parlare del palazzo residenziale, del palazzo privato, anche perché è un'ambientazione molto frequente nella nostra letteratura e anche nel nostro cinema. La prima cosa che mi è venuta in mente è stato La banda degli onesti, un film bellissimo con Totò, nel quale lui rappresenta in persona proprio chi è all'entrata del palazzo, cosiddetto portinaio o portiere. Se avete tempo andate a vedere la differenza etimologica tra portinaio e portiere, che magari qualche volta viene utilizzata come fossero due sinonimi. In questo film Totò prima rifiuta sdegnosamente il tentativo di accordo con un funzionario pubblico che è venuto a vedere la quantità di carbone che veniva ordinata, e propone a Totò di ordinarne più del necessario per poi dividere i soldi della differenza, no? Quindi lui, macchiandosi di peculato, se vogliamo, Totò risponde stizzito che mai avrebbe fatto qualcosa del genere, salvo poi, nel proseguo del film, cedere alla tentazione di utilizzare delle matrici per la stampa di biglietti della Banca d'Italia, con la sua fida spalla di Filippo. Una figura molto bella di, appunto, portinaio. Ecco, per quanto riguarda la nostra letteratura, ho deciso di leggere un pezzo tratto da un
romanzo fondamentale della nostra letteratura, che è Quel pasticciaccio brutto di Via Merulana di Carlo Emilio Gadda. Un romanzo uscito appunto a metà degli anni 50, anche se Gadda ci ha lavorato da metà degli anni 40, e che è ambientato per l'appunto in un palazzo di Via Merulana, il numero 219, nel quale accadono, a distanza di pochi giorni, due crimini. Un furto aggravato, una rapina, un furto a mano armata, e un omicidio. E il Ciccio Ingravallo è l'ispettore che deve investigare e che tra l'altro è anche amico della vittima, della donna Liliana uccisa. Questo palazzo, appunto situato in via Merulana 219, viene anche chiamato Palazzo dell'Oro all'interno del romanzo. E compare, viene descritto in diverse occasioni, ne ho selezionate due. Mi scuso già se la lettura non sarà perfetta, ma come forse sapete, Gadda è uno scrittore per il quale la parte linguistica e stilistica è importantissima e che non si limita mai ad un unico registro né a un unico codice, ma li mescola insieme, per dire, anche la donna derubata è di origini veneziane e parla in dialetto veneto. Ma lei era ancora più ricca per conto suo. Già in quel gran palazzo del 219 non c'è stavano che signori grossi, qualche famiglia del Generone, ma soprattutto signori novi, de commercio, de quelli che un po' d'anni avanti li chiamavano ancora pescicani. E il palazzo, poi, la gente del popolo lo chiamavano il Palazzo dell'Oro, perché tutto il casamento, insino al tetto, era come imbottito di quel metallo. Drento, poi, c'erano due scale, A e B, con 6 piani e con 12 inquilini cada una, 2 per piano. Ma il trionfo più grande era sulla scala A, piano terzo, dove c'estavano de qua li Balducci, che erano signori con i fiocchi pure loro, e in faccia li Balducci c'estava una signora, una contessa, che teneva un sacco di soldi pure essa, una vedova, la signora Menecacci, che a cacciaia la mano in qualsiasi posto ne veniva fuori oro, perle, diamanti, tutta la roba più de valore che ci sia, e fogli da 1000, come farfalle, perché a tenerli alla banca non si sa mai, quando meno te l'aspetti può pigliar fuoco, sicché c'aveva il commò col doppio fondo. Il Palazzo dell'Oro, o dei pescicani che fosse, era là, 5 piani più il mezzanino, intignazzato e grigio. A giudicare da quel tetro alloggio e dalla corte delle finestre, gli squali dovevano essere una miriade. Pesce canucoli di stomaco ardente, questo è certo, ma di facile contentatura estetica. Vivendo sott'acqua, d'appetito e di sensazioni fagiche in genere, il grigiore, o certa opalescenza superna del giorno, era luce per loro. Quel po' di luce di cui avevano necessità. Quanto all'oro, beh, sì, poteva darsi benissimo ci avesse l'oro e l'argento, una di quelle grandi case dei primi del secolo che ti infondono, solo a vederle, un senso d'uggia e di canarinizzata contrizione. Beh, il contrapposto netto del color di Roma, del cielo e del fulgido sole di Roma. Ingravallo, si può dire, la conosceva col cuore, e difatti un lieve batticuore lo prese ad avvicinare coi due agenti la ben nota architettura, investito di tanta e tanto risolutiva autorità. Davanti al casermone, color pidocchio, una folla, circonfusa ad una rete protettiva di biciclette, donne sporte e sedani, qualche esercenza di un negozio di là, col grembiule bianco, un uomo di fatica, e questo col grembiule rigato, e col naso in veste, in colore d'un meraviglioso peperone. Portinaie, domestiche, ragazzine delle portinaie che strillavano, «Oh, Peppi!», maschietti col cerchio, un attendente saturo d'arance, prese in una sua gran rete, con in cima i ciuffetti di due finocchi, e di pacchi.
due o tre funzionari grossi, che in quell'ora matura, gli alti gradi, avevano appena disciolto le vele, diretti ciascuno al suo ministero, e un 12 o 15 tra perdigiorno e vagabondi vari, diretti in nessun luogo. Un portalettere in stato di estrema gravidanza, più curioso di tutti, dava, della sua borsa colma, in culo a tutti, che borbottavano mannaggia, e poi ancora mannaggia, mannaggia, uno dopo l'altro, man mano che la borsona perveniva ad urtarli nel di dietro. Un monello, con serietà tibertina, disse: «Sto palazzo, drento, c'è più oro che monnezza». Tutt'attorno la fascia delle ruote e delle biciclette, come un derma sui generis, pareva rendere impenetrabile quella polpa collettiva. Carlo Emilio Gadda, quel pasticciaccio brutto di via Merulana.